L'ascensione. Noi abbiamo visto pochi versetti, tre versetti soltanto, ci hanno portato via quasi tutta la mattinata. E guardate che questa non è esegesi, è solo una piccola puntualizzazione di alcuni piccoli problemi. Siamo alla linea 58, conosciamo il racconto, non lo leggiamo. Vediamo invece due brevi problemi. Quando gli apostoli dicono a Gesù, e questo è il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele, Gesù risponde, non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta. Inchiodatevi in testa questi concetti. Adesso è venuto fuori la stupidaggine del 2012. Io non perdo neanche tempo a spiegarvi che questo è una di quelle bufale gigante come l'influenza A. Quando gli archeologi hanno scoperto il calendario Maya, sono stati felicissimi. Si sono accorti che il calendario finisce nel 2012. Non è scritto che nel 2012 viene la fine del mondo, è semplicemente che quel calendario arriva fino a lì. Noi abbiamo per esempio il calendario di Nippur, che è del 2000 circa avanti Cristo mesopotamico, che è un calendario eterno. Quello prevede tutto, cioè nel senso che quegli astronomi erano già così avanzati nel calcolo matematico astronomico che avevano già previsto tutto quanto. Addirittura noi abbiamo un calendario che prevede le eclissi del 3000 d.C. perché avevano già calcoli così esatti questa gente che scriveva in cuneiforme, che è qualcosa di meraviglioso. E noi andiamo a arzigogolare sul fatto che quel calendario finisce nel 2012. Perché quello, ipotesi, dovrebbe valere più di un altro? E poi loro non hanno mica detto che lì viene la fine del mondo, lì è finito il calendario, Maya, punto, basta. Mi sono spiegato. Fateglielo capire voi, soprattutto a certi rotocalchi che si leggono sotto l'asciugacapelli dalla parrucchiera. Non perdiamo tempo. Quello che è importante è capire invece il tipo di genere letterario che Gesù vuole introdurre e che non è una novità. Se noi dovessimo studiare ipotesi, le profezie messianiche dell'Antico Testamento, non ce n'è una che dia una data precisa. Ma tutte dicono verranno giorni. In quei giorni, ma non c'è una data precisa. Se voi notate, questo è lo stile di Dio. Lui ti dice ciò che accadrà. Non ti dice mai quando, ti dice devi stare attento, punto. Lo stile noi lo notiamo nella vocazione di Abramo. Esci dalla tua terra, ok, e vai dove? Vai! Te lo indicherò. Il che costringe Abramo ad avere sempre il telefonino acceso. Non può mai spegnerlo, perché quando meno se l'aspetta il Padre Eterno lo chiama e gli dice qui ti fermi. E questo è lo stile del rapporto con Dio. È Lui il padrone ultimo del tempo, non noi. E Gesù questo non lo dice solo negli Atti degli Apostoli. Se voi andate a vedere nel discorso cosiddetto escatologico di Gesù, l'ultimo grande discorso che Gesù fa nel Vangelo, parla della fine del mondo. E gli Apostoli dicono, quando avverrà? E Gesù gli dice, né gli angeli di Dio, né il Figlio dell'uomo lo sanno.
ma solo il padre. Cioè, non sono affari vostri, io vi ho avvisato. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che Gesù dice sempre, estote parati, siate pronti. È un modo anche pedagogicamente molto robusto per dire alle persone non giocate. Il fatto di sapere che la fine del mondo avverrà, che so io, il 22 di novembre, domenica, fra 15 giorni, permette a tutti di fare i cretini fino al 21. Al 21 si va dal prete, ci si confessa e si è pronti per il 22. Gesù dice non è questo lo stile. Lo stile è siate sempre pronti. Questo è lo stile. Andiamo via veloci perché abbiamo tanto materia da... Allora, saltiamo direttamente alla linea 72. Questa ascensione noi come la comprendiamo? Purtroppo la comprendiamo come i bambini. Gesù monta sulla nuvoletta, schiaccia il pulsante dell'ultimo piano e va. Vero? Ditemi il contrario e se me lo dite vi si allunga il naso. Psst, bugia. È una concezione elementare. Ora proviamo a vedere se l'ascensione corrisponde a questo tipo di concezione. Prendete Matteo capitolo 28, versetto 20. L'ultimo capitolo, l'ultimo versetto. Matteo, ultima pagina di Matteo, ultima riga di Matteo. Quello è il capitolo 20, 28, versetto 20. Gesù dà ordini ai suoi discepoli di predicare, insegnare, battezzare. E poi conclude, ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Allora cominciamo col dire che l'ascensione non è un distacco di Cristo da noi. Questo è il primo dato. Ci siete? Ci è testimoniato da Matteo. Un altro dato. Andiamo al capitolo 16, versetto 20 del Vangelo di Marco. Marco, ultima pagina, ultimo versetto. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. E confermava, sempre il Signore, verbo è al singolare, con i segni, la parola con i segni che la accompagnavano. Allora, se noi mettiamo insieme questi due dati, che concetto viene fuori? Che l'ascensione è un nuovo, segna un nuovo modo di essere presente di Cristo in mezzo a noi. Non è un distacco, è un nuovo modo di essere presente. Beh, qui non si parla dell'Eucaristia, eh? Che poi lei dica la verità è anche vero, ma non è solo l'Eucaristia, perché essi allora partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. Cristo è presente ogni volta che si predica la sua parola. Cristo è qui. Mentre il Signore agiva insieme con loro, non è che io me lo senta addosso, ma è scritto che Lui agisce. Mentre agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Si chiamerà Eucaristia, si chiamerà miracolo, si chiamerà conversione, si chiamerà come vi pare. Ma questi sono i segni che accompagnano quella predicazione della parola nella quale Lui è presente e operante.
celebriamo l'ascensione. Non celebriamo un Dio che dice arrangiati che io ne ho già avuto abbastanza di voi e me ne vado. Ma segna il passaggio da un'esperienza di avvicinamento a lui di un certo tipo con una presenza sua diversa, per cui occorre un altro tipo di avvicinamento. Provate infatti a seguirmi un momentino. Nel Gesù prepasquale, l'incontro con lui era identico all'incontro che abbiamo noi tra di noi. Nel Gesù immediatamente post-pasquale non è più così. Lo vedono e non lo riconoscono. C'è la persona, perché abbiamo visto, ti si para davanti e ti impedisce di camminare. Ma lo riconoscono dai segni, dalle parole. Non è più riconoscibile in maniera immediata. Però, fra virgolette, l'oggetto c'è, lo vedi. Il riconoscerlo è un'altra cosa. Con l'ascensione cessa di essere un Gesù oggetto. Lo riconosci solo dai segni. Prima lo riconosci come persona, conoscenza immediata, poi hai la realtà davanti, ma lo riconosci solo attraverso i segni. Terza fase, non hai più la realtà davanti, ma i segni ce li hai. E allora l'ascensione segna un modo diverso che lui ha di essere presente in mezzo a noi. Capite? Quando io dico queste cose in chiesa, adesso non più perché la gente si è abituata, ma le prime volte, se avessero avuto cavoli, pomodori e patate, mi sarebbero arrivate addosso. Perché io ricordo benissimo 1989, San Marco, giorno dell'ascensione, due vecchietti davanti sotto il pulpito, sotto l'ambone. Io parlo di queste cose e il nonno e la nonna, che erano un po' sordi, parlavano a voce alta e la nonna diceva: che cose strane dice. E il nonno che le diceva: sta mica ascoltarlo, sasto. Questo è quello che succede. Bisogna saper leggere i testi, perché se voi avete visto, io vi ho letto il testo dell'ascensione presente negli Atti degli Apostoli, avrei potuto prendere quel brevissimo versetto che si trova alla fine del Vangelo di Luca, che va benissimo, e ho preso gli ultimi versetti di altri due Vangeli. Li abbiamo messi insieme e abbiamo visto come il cristianesimo nascente concepiva l'ascensione. Per Matteo l'ascensione non è separazione. Sono con voi tutti i giorni. Per Marco l'ascensione non è separazione, ma è presenza di Cristo che opera, non più come prima, in modo diverso, ma è una presenza operante. Allora, quando tu leggi l'episodio dell'ascensione, devi tenere presente tutti gli altri brani che parlano di questa realtà, e mettendoli insieme hai la conoscenza del valore dell'episodio. Non puoi leggere un testo tralasciando gli altri. Questo è il classico errore dei testimoni di Geova, di molti gruppi protestanti e di tutti i cristiani tradizionalisti. Prendono un testo e lo assolutizzano, invece no, prendi quel testo, vedi tutti gli altri testi biblici che parlano di quel tema e li metti insieme e poi ti accorgi che c'è un filo rosso. Altrimenti è chiaro che noi alla Bibbia facciamo dire quello che ci pare.